Eccoci qua ancora una serata con voi amici di Driver, questa sera come sempre al mio fianco Marco Paccaniella che è un po' l'opinionista di questa trasmissione dedicata proprio al mondo dei rally, ma soprattutto abbiamo degli ospiti eh, importanti. Li presentiamo subito Marco? Sì. Allora, cominciamo da Paolo Fortunati che è un organizzatore, eh, quindi al suo fianco abbiamo un altro Paolo, Urban, che oltre ad essere un organizzatore è anche un navigatore e poi abbiamo un pilota che rappresenta ovviamente la categoria eh, più attesa e ovviamente quella anche anche Più amata ed è Alessandro Casano, eh, pilota bergamasco. Marco, allora ci fai conoscere un pochino questi ospiti, partendo sì. proprio da chi ha il nome anche più fortunato, Paolo Bella. Fortunati. Paolo, appunto, siamo, questa sera parleremo del Rally di Varallo che tra, tra poco apriranno le iscrizioni. E quindi, Paolo, raccontaci un po' come sarà questa gara quest'anno. Il eh, rally di Varallo diciamo che è una bomboniera, via, tutto, si svolge tutto l'intorno alla città di Varallo, con un pezzettino anche di Borgosesi. Le prove, esclusa la novità del, del sabato sera, sono sempre bene o male le solite. Abbiamo la Civiasco, che era la Colma, l'Arola, eccetera, eccetera, eh, vari nominativi durante questi anni. Poi eh, quest'anno abbiamo ripreso, dato che eh, ho visto, abbiamo fatto un sopralluogo sulla strada eh, che è la Valverde che noi chiamiamo Agarla. Facevamo due anni fa, la provincia ho visto che l'ha sistemata, ha asfaltato di nuovo, è un, è un bel biliardo, malgrado che sia tortuosa. E poi, vabbè, una vecchia prova, vecchissima, del Reve della Lana quando è europeo, che abbiamo fatto anche l'anno scorso, la Caneto Rozzo, sono 10 km e 700 metri, che vabbè, sono circa un 23, 24, 25 km di guida perché non dà un, un, un attimo di respiro, non dà zero tregua. E la novità invece, che è una vecchissima prova, che forse io adesso non mi ricordo più, l'ho fatta nel 78 o nel 79, eh, che facciamo sabato sera, che è la, la Parone, che è la Locarno, perché secondo in che senso la fai, è una prova di 5 km e 100 metri che sinceramente è molto bella, è carina da guidare con un'inversione su in alto, diciamo... Spettacolare. Ti devi fermare se no non riesci a farlo. Vabbè che adesso ci sono tutti i freni a mano idraulici e la fanno noi. Avevamo con i 112, qualche... con, le co eh, con le corde. Speravamo eh. che qualcuno allora buttava giù un po' di sabbia, perché così arrivavi lì, cominciavi a slittare, ah, e tiravi e, via e, e ti giravi. Qualcuno gli si bloccava, no? Perché allora, ti ricordi, mettavamo la vite la vitina, sul coso sì. e molti commissari tecnici alle verifiche ce la tiravano via, no? Ecco. Eh. <ride> Fortunati, lei ha già fatto una sorta di biglietto da visita di questo appuntamento dando anche chiare indicazioni dove andare a vedere mm. la prova, la possiamo definire prova spettacolo questa? Sì, stare. Sì, beh, è un termine moderno, un ma... Moderno che però... diciamo che è una prova d'apertura che abbiamo, siamo riusciti a spolverare, che era un po' di anni che ci stavamo dietro, ma vabbè, varie problematiche non siamo mai riusciti a farla e poi ci terrei che mi chiami Paolo, non, non darmi del lei, non so, no. <ride> va bene, bene, va bene, mi piace le gare, mi dispiace che ormai sono vecchio e non posso più gareggiare. Però. Ecco, visto che hai parlato, e come ho detto, ti do del tu, eh, da quanti anni hai la licenza organizzativa? Sicuramente qualche, qualche anno c'è. Allora, organizzativa, sai che non mi ricordo perché non so se sono 18... Eh, quindi dai. Ho 19 anni, adesso non mi ricordo più, ho 17. Mm, non me la ricordo perché ne ho avute due, perciò dovrei andare a vedere la prima che avevo perché poi abbiamo cambiato nominativo, uh -huh. ho cambiato ragione subito i primi 3-4 anni, e ragione sociale, abbiamo cambiato anche il nome. Ecco. E quantificarlo? Quanti rally hai organizzato? Tantissimi, Tantissimi, ma non ho mai tenuto il conto così, anche i rally che ho corso non mi sono mai tenuto il conto. Dico la verità, ho iniziato nel 72, nel 72 e poi ho fatto un anno e mezzo quasi fermo, subito, e poi ho smesso nel 92. Non so quante gare ho fatto. Non chiedermi i risultati no, assoluti, ma no, no, tranquillo, ma tranquillo. Ho un secondo, un quarto assoluto, eh, però non mi ricordo. Uno mi sembra il Rally del Lazio tantissimi anni fa e poi il resto guarda non li ho mai tenuti mi è sempre piaciuto Cororte, i trofei che ho vinto Peugeot nell'87 col 309 Aghini col 205 vabbè. ma così, guarda, storia, è così è storia è storia mi è sempre piaciuto via. Paolo altro Paolo Urban allora tu Grazie. invece sei fresco organizzatore e sei anche un quotato navigatore ci fai eh. la tua scheda? sì quotato è una bella parola comunque sì, diciamo come organizzatore io ho diciamo, rispolverato, ho crea abbiamo creato 9 anni fa questo Rally città di Varallo e Burgosese che, che non esisteva, ci cioè, siamo creati un po' come Rond per iniziare a, a riportare comunque il Rally dopo che era finito il Rally della Lana, che non c'era più, quindi eh, c'erano diciamo, altre gare locali ma non toccavano più la Valsese o comunque l'Alta Valsese. E abbiamo creato quindi questa ronda, dopodiché la gara pian piano si è trasformata fino a quando adesso è diventato un rally nazionale. Eh, alcuni anni fa è subentrato Paolo a livello organizzativo pieno, anche perché, comunque, ha alle spalle una struttura molto solida e che, comunque, sa. Eh, muoversi all'interno dell'organizzazione dell sì, di, certo, di un evento certo. del della genere, burocrazia. Ah, la eh, burocrazia. della burocrazia soprattutto della burocrazia e, e quindi la gara uh, l'abbiamo saltata un anno per problemi diciamo di permessi, perché all'ultimo momento avuto, avevamo avuto dei problemi e poi dopo è ripartita in pieno e pian pianino sta, sta ricrescendo speriamo quest'anno di fare tanti iscritti rispetto agli scorsi anni perché comunque la gara da navigatore quindi che ha corso un po' tutta Italia e di chilometri di pro speciale ne ho fatte è una gara molto tecnica e molto bella da fare eh, guidata c'è il veloce, c'è lo stretto non c'è tanto sporco c'è quella famosa inversione che poi ci c'è la famosa anticipato. inversione io l'ho fatta tu eri già in pensione ma io l'ho fatta nel 98, 99 non e non poi sei... sicuramente lo studio del, del, del tracciato delle prove, la tua diciamo esperienza sì, di, di, di sì, guida di, allora di... diciamo che alcuni anni fa il, il mio il mio diciamo mi ero prefissato un, un, un obiettivo che era quello di rifare la Rozzo Caneto che era una prova non lunga ma storica dell'ANA perché comunque ha visto passare tutti i nomi più forti certo. ma sulla Rozzo Caneto pur essendo una prova corta si giocava tante volte certo. la Lana tutti gli anni e, e ce l'abbiamo fatta e tutti gli anni viene anche perché comunque ci sono tanti appassionati su quella prova speciale perché comunque All'epoca le, le ricognizioni storia. erano ricognizioni. Io da ragazzino andavo su tutta la notte con il play a guardare le, le prove. con. Sì, anche perché ricordiamo che una volta eh, c'erano i muletti veri era che erano strada. macchine da corsa sì. Ma e quindi abbiamo... finite. E quindi, da navigatore, posso dire che anche chi non è nella zona e, e vuole venire a correre si troverà sicuramente una gara molto bella. Poi, come diceva Paolo prima, l'assistenza la, l'abbiamo riportata perché il comune di Varallo ha voluto fortemente riportare l'assistenza nel centro comunale. storico. Sì, 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 l'abbiamo ah, eh, portata fuori qualche anno, quest'anno hanno rivoluto all'interno del centro storico, penso che siamo una delle poche gare in Italia che ha un'assistenza nel pieno centro storico, in mezzo... Diciamo, beh, sicuramente uh, l'amministrazione comunale di Varallo ha capito l'importanza ehm. di avere una manifestazione di questo cioè. genere all'interno della città dove fruiscono tutte, tutte le strutture pubbliche certo. eh, per, per tutta la gente. Avere la, la parco assistenza in centro città vuol dire che tutti i bar, ristoranti e eh, eh certo. eh, così lavorano a pieno ritmo tutto il giorno. Questo si chiama lungimiranza da eh parte certo. chiaramente dell'amministrazione comunale, che dà, dà fiducia soprattutto agli investitori. In un periodo come un questo periodo dove c'è un po' di, è, di crisi economica. È certo, certo. Anche Borgossesa come comune <ride> è molto... E quest'anno un po' meno perché... Nel centro stanno facendo tutti i lavori abbastanza corposi nella certo. piazza centrale, quindi ci sarà un riordino la domenica perché comunque è le di Varallo e certo. Borgo Sesia, la prova speciale di Rozzo è a Borgo mentre poi per il resto della logistica viene fatto tutto a Varallo. Abbiamo lasciato un po' in ombra il nostro pilota Alessandro Casano. Allora, però comunque tu hai ascoltato con molta attenzione, perché so già che tu sarai al via di quella gara. Quindi questi due signori che ti stanno al fianco ti hanno dato un po' di indicazioni, un po' di nozioni, quindi anche per te questa è sicuramente una partenza in discesa. Infatti io ascoltavo <ride> bene perché uno lo conosco molto bene, Paolo alla mia destra, l'altro Paolo Fortunati lo conosco anche quello da tanti anni quindi È stata scelta questa manifestazione per andare a fare qualche chilometro per settare un attimino la macchina in vista dei programmi, diciamo un po' più casalinghi, più vicini a casa. e La scelta è stata fatta insieme al ragazzo, al mio navigatore Mattia Orio. Ecco, abbiamo <ride> deciso di, di presentarci a Varallo con una Super 1.6. Proveremo diciamo ad affrontare questo percorso con l'obiettivo di fare sicuramente bene però appunto con un obiettivo un po' più a medio lungo termine e sicuramente la scelta è stata fatta in virtù del fatto che Paolo Fortunati e Paolo Urban eh, hanno imbastito un programma di gara sicuramente interessante e con delle prove molto selettive e difficili dove c'è un po' di tutto appunto come dicevano prima dallo stretto al largo al veloce eh, sarà sicuramente un bel test un bel rally. Marco le iscrizioni si aprono? Giovedì, Giovedì. Giovedì. Oggi. oggi. Quindi si aprono oggi e Paolo Fortunati, quanti piloti vi aspettate a questa prima risposta abbastanza oggi. contenuta? Oggi. Abbiamo oggi. circa oggi. 50 secondi. Ma sai, velocissimo, l'anno scorso eravamo ad aprile, eh, abbiamo dovuto anche pulire la neve su una certo. prova, su un trasferimento, scusa. Quest'anno siamo a maggio, le gare sono tantissime, non so... Non mi sbilancio perché l'anno scorso ne abbiamo avuti i pochi, abbiamo, siamo riusciti a salvare la gara perché eravamo lì proprio titubanti, cioè dire ma porca misera, è una gara bellissima, eh, però vabbè, era giusto ormai farla, l'abbiamo fatta senza nessun problema, un po' così. Eh, Quest'anno non lo so, la, il percorso è valido, sai, però... Beh, il tromo noi l'abbiamo lanciato, sicuramente qualcuno di arriverà. Di gare non ce ne sono tante, eh. ce ne sono tante scusa, sono troppe, di gare sono troppe, troppe, non tante, troppe, troppe, una, una dietro l'altra. Beh, sicuramente. Senti, a questo punto io interrompo perché dobbiamo dare spazio alla regia, perché dobbiamo fare giustamente anche noi un po' di fatturato, altrimenti non si va avanti. Regia Arto. Bene Marco, allora dopo aver fatto un po' di fatturato pubblicitario torniamo in studio con la seconda parte. Io vorrei focalizzare un po' l'attenzione di questa serata proprio con il nostro rallista perché sappiamo che ha un sacco di impegni in questa stagione. Sto parlando chiaramente di Alessandro Casano, il 35enne pilota bergamasco. Allora Ale, eh, quest'anno è una stagione che comincia con un appuntamento importante, vale a dire l'appuntamento del Varallo. Sì, abbiamo deciso di iniziare la stagione con Varallo. Eh, inizialmente si pensava di fare il Peralpio Robic che poi è stato annullato eh, e sicuramente sarà presente nel calendario della prossima stagione realistica. Abbiamo optato per Varallo perché è comunque una gara molto selettiva, una gara impegnativa eh, dove alterna dei tratti veloci a dei tratti molto lenti guidati. Eh, è sicuramente un buon test in vista... Del cambio anche di vettura perché quest'anno abbiamo deciso di fare un salto e passare dalla vettura dello scorso anno che era una Peugeot 208 R2 e dalla Clio Gruppo a, A7, a una Renault Clio Super 16 della Twister Corse. Abbiamo imbastito un piccolo programma con, con Twister dove appunto saremo al via, via al Varallo, eh, al Camugna che è un rally day dove abbiamo fatto bene anche nelle scorse edizioni al Sebino che per noi è la gara di casa quindi cercheremo sicuramente di, di dar noi a, a qualcuno eh, cercando di andare a ripetere la, la bella prestazione che abbiamo fatto l'anno scorso con una vettura comunque non eh, molto performante ma non all'altezza sicuramente delle Super 1600 e delle R3 e finiremo la stagione con eh, la Ronda di Selvino, che è in programma, poi a fine anno sulle strade di Bergamo. Quindi. Ecco Marco, ti faccio una domanda <ride> a te che poi chiaramente rimbalzerà il nostro ospite. Quanto è importante correre sulle strade di casa, il fattore campo, tanto per utilizzare è, un termine sportivo? È, è importante sotto due aspetti: importante perché ovviamente si corre in casa. Quindi gli sponsor sono molto più contenti, anche perché dobbiamo dire che grazie agli sponsor che noi ci possiamo permettere di correre, quindi dobbiamo dare luce e visibilità a loro. E poi ovviamente diventa tutto più semplice, poter correre in casa si hanno delle sensazioni tra il pubblico e le, le strade proprio che si percorrono molto diverse, che ovviamente fuori è un po' più assettico, ma è sempre bello. Ale, cosa mi dici? E concordo <ride> con lui in tutto, nel senso che correre in casa è sempre un'emozione particolare. Eh, si cerca sempre di ottimizzare tutto quello che si è fatto durante l'anno, cercando di concentrarsi bene e portare al termine nel migliore dei modi la, la manifestazione. Eh, alcune volte ci si riesce, alcune volte per un discorso emotivo purtroppo mh, non si fa così. Io ne so qualcosa perché qualche disastrino ogni tanto in casa l'ho anche combinato. Okay. A Sevino, nelle prime due edizioni, diciamo che lo staff di Roberto Zanella non era contentissimo, però eh, ci siamo Beh, riscattati l'anno scorso. Scusa se ti interrompo, ma è molto più facile fare errori in casa sì. che fuori, perché sì. la tensione proprio del, del pubblico amico certo, certo, ti certo. mette un. Diciamo un, un, un timore reverenziale che poi ti porta un po' a, o a esagerare <ride> o, non, non, o non, non fare cosa che dovresti fare. <ride> Infatti, abbiamo deciso appunto con, con Sergio Terreni di iniziare la stagione lontano dalle strade amiche. Perché eh, comunque sì. facciamo un salto di, di categoria con una macchina che eh, ho usato in una sola edizione, in una sola gara nel 2007, eh, nel Rond Valli Bergamasche, e allora abbiamo deciso di fare qualche chilometro lontano dalle mura amiche per. Eh, per cercare di capire qualcosina in più e tirare un attimino... Le linee, certo, trovare certo. il quadro. Creare per il giusto fare... sit-up della macchina in vista delle, gare di, delle gare di casa. Ecco Alessandro, tu avrai sicuramente tanti amici, il resto tutti i giorni ne hanno gli amici che si iscrivono su Facebook, sui network eh, vari. Eh, quando ci sono i rally, eh, chiaramente sei eh, contattato. Cosa dici? Andate a vedermi sulla prova X o sulla prova Y perché io lì posso fare l'exploit. Lo fai anche tu come spesso lo fanno i piloti? No, guarda, sinceramente. Eh, ci sono tante persone che ti scrivono soprattutto dopo la gara dopo la per gara. o complimentarsi o tirarti l'orecchia a seconda di quello che hai combinato. E ci sono un paio di persone in particolare che devo dire, un ragazzo che vorrei anche salutare, che certo, è Enzo Bergomi, che mi scrive molto spesso anche quando non corro per sapere che programmi Io ho. Un ragazzo, un ragazzo d'oro che ha una passione forte per i motori e mi fa piacere che nel nostro mondo, che negli ultimi dieci anni, secondo me Marco ne può dare conferma, è cambiato tantissimo ci siano ancora persone veramente attaccate dei valori particolari e non delle persone che lo fanno solo ed esclusivamente per un discorso di comodato quindi è bello anche ringraziare quelle persone che ti stimano per la persona che sei e per quello che vai a fare con la propria passione. Senti. Allora io mi faccio portavoce di questo Enzo Bergami. Se dovesse andare bene a Varallo, una foto autografata minimo e minimo gliela devi anche Veramente, per conoscenza. Eh. Ho ancora un calendarietto da dargli, ma non eh, ci siamo beh, allora, visti. Quindi... Beh, allora, questo <ride> potrebbe essere buona, il lancio, esatto, buona, esatto, esatto, esatto. Spero esatto di eh. Quindi speriamo speriamo di far bene. Ecco, ricorda che ogni promessa Adesso. è debito. Eh. Marco, allora, tu non sembri molto concorde con quanto diceva Alessandro adesso, tu i tuoi supporter li mandi sulle Ma prove, è... eh? una dritta gliela Soli dai? Solitamente mando i familiari, i più <ride> intimi, i supporter eh, sanno che visto la mia diciamo, guida abbastanza spettacolare, se si mettono su un contornante, un curvone ah, d'appoggio così, sicuramente possono godere di un po' di, di, di show che a me non, non dispiace non fare, e quindi... Alessandro Casano, che tipo è il, la tua guida? Come quella del pacca? Eh, lo stavo dicendo, guarda, Marco, io e Marco abbiamo corso per la stessa squadra un po' di anni fa e alle prime armi ero come <ride> non sapevo tirare un freno a mano, diciamolo, e il pacca era quello che mi dava i consigli. Eh, ci tengo a dire una cosa, nel senso che nell'ultima edizione della Ronda i 1000 io correvo con una vettura... Decisamente meno performante, avevamo deciso di fare un gruppo di amici con l'N3. Ci siamo tirati un po' di, di coltellate in senso agonistico sì. con questa macchina. E quando ero alla allo start, allo start o comunque mi stavo mettendo il casco prima della prima prova e ho saputo che il tempone l'aveva fatto il vecchietto lì davanti, sono stato contento perché alla fine ha messo in riga tante persone eh, che sicuramente arrivavano da esperienze chilometriche in quella stagione, quindi nella stagione scorsa superiori a lui. Eh, Sono contento che abbia vinto su delle strade che lui ama tantissimo eh, certo, e certo. soprattutto lui ama far divertire e si diverte. Quella è la cosa che è rimasta, secondo me, Marco Pacagnella. Eh, rispetto ad altre persone è rimasta in modo molto evidente. Ma sicuramente Dopo ti devo offrire da bere, sì, però sì. Eh, scusa, <ride> anche da mangiare. <ride> <Sicuro>. no, <ride> no. No, sicuramente questa prerogativa, Marco, l'ha da sempre. Io lo conosco da quasi 30 anni, forse anche qualcuno in più, ed è sempre stato un pilota molto spettacolare. E secondo me ci vogliono anche questi personaggi nel mondo del rally. Perché giustamente è bello vedere passare un pilota che guida pulito, che non fa un errore su traiettoria. Ma quando ne vedi uno che arriva cominciando, una derapata, e poi ti esce in controsterzo dall'altra, e poi va via ancora con un'altra spazzolata insomma eh, il fiato e l'adrenalina anche da spettatore sale ma sicuramente eh, e verdade. penso che anche per te come pilota vedere eh, uno spettacolo del genere fa sempre piacere perché poi porta acqua al mulino del mondo del rally ma infatti mh, ricordandomi i vecchi rally pre alpio Robiche che andavo a vedere quindi parliamo dell'epoca dei vari Mari mauro miele piuttosto sì. che orlando redolfi fabri colombi cioè gente che comunque sapeva Andare. fare, eh, eh sì, fare quello spettacolo. che doveva e fare e c'è da dire che loro usavano trazioni posteriori per cui dovevi guidare per forza, forza di traverso per fare i tempi io mi ricordo ancora una, una docena in discesa dove Mauro Miele di notte lo sentivo arrivare lo vedevo arrivare ti faceva venire la pelle d'oca alto un centimetro quindi ti dico sono cambiati i tempi sono cambiate le vetture e secondo me i dati lo dicono, il mondo delle storiche sta riprendendo tanto corda nelle ultime stagioni, ma non solo in termini di numeri, ma anche in termini di passione, perché cioè, io non l'ho ancora fatto, ma gente che corre nelle storiche anche della mia età eh, mi dice che proprio l'ambiente è l'ambiente sano di una volta, cosa che purtroppo nel nostro invece inizia a essere un po' sul filo del rasoio ti faccio una domanda si stava meglio quando si stava peggio esatto eh? Marco sei d'accordo? assolutamente sì assolutamente sì purtroppo adesso conta pur... solo l'immagine solo certo. l'essere il top il VIP ma poi i rapporti umani che ci sono tra, tra i concorrenti tra i vari piloti si scemano un pochettino e questo non è bello cioè stiamo facendo una cosa per di una nostra passione per cui dobbiamo dare il massimo per divertirci tutti insieme Secondo me questa è, deve essere aggregazione, se no se uno va a percorrere per fare due così perde un po' lo scopo. Beh giustamente poi faremo entrare in causa di questo discorso anche gli organizzatori che giustamente loro sanno come tracciare i vari percorsi e soprattutto come eh, impostare certe manifestazioni. Eh, Mauro, eh, chiedo scusa, eh, Sandro, a questo punto io ti faccio una domanda, tu hai 15 anni eh, di carriera, eh, qual è stato il più bel risultato in assoluto? Quello che si ricorda, quello che si dice, quella gara io l'ho fatta lì. Allora, eh, Selvino in discesa 2011, la Ronda I1000, l'unica edizione che hanno fatto in discesa, non tanto per il risultato in sé per sé, perché comunque abbiamo fatto primi di classe, primi di gruppo e decimi assoluti con una Clio Williams e prima dell'ultima prova eravamo ottavi assoluti però purtroppo, purtroppo per noi eh, l'abbiamo disputata col buio chi partiva davanti a noi ed era dietro in classifica quindi un paio di super 2000 ci hanno sopravvissuto sull'ultima è stata la più bella non in termini di risultato perché i risultati ce ne sono stati anche un paio di migliori ma perché sono partito con l'idea di vincere per dedicarlo a un mio caro amico che in quei giorni aveva un'operazione molto delicata ed è un ragazzo che corre in macchina e adesso per fortuna sta benissimo tra l'altro delle zone dove andremo a correre a varallo e ho deciso di vincere per lui e sono riuscito a vincere per lui anche perché una settimana dall'operazione si è presentato a vedere la gara, quindi per Vabbè, me è stata una doppia, una, doppia una doppia soddisfazione Rally di giorno, rally di notte una risposta abbastanza telegrafica sono invecchiato perché di notte non ci vedo più <ride> no quindi... allora Col passare degli anni, anche se comunque non sono ancora così vecchio, mi accorgo che la fatica si sente, eh, la notte ha il suo fascino sicuramente, in termini di sicurezza il giorno è sicuramente un pochettino più sicuro, eh, il fascino però del rally di notte secondo me non ha paragoni. Confermo anch'io. Eh, la prova speciale di notte che ogni tanto si vedono i falò ai lati strada ha un, un sapore di rally antico che lascia qualcosa inimitabile, di limitabile eh? sì, sì 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 assolutamente sì allora, diamo spazio alla regia adesso assolutamente sì Bene, allora siamo arrivati all'ultimo blocco di interviste con i nostri ospiti, ve li presento nuovamente, Paolo Fortunati, organizzatore, ormai un organizzatore di vecchio stampo, vecchio stampo eh, non, non data. Eh. <ride> poi abbiamo Paolo Urban, organizzatore e navigatore, poi lui chiaramente ci parlerà eh, dei successi dell'IRC e chiaramente chi rappresenta il mondo dei piloti questa serata è Alessandro Casano. Eh, Marco, vuoi fare una domanda specifica a uno dei nostri tre ospiti, Ma magari ehm... mettendolo un po' in difficoltà che diventa anche più bella. La difficoltà risposta. per me <ride> diventa difficile creare difficoltà, eh, non, sì. non ho ancora questa dialettica per creare una difficoltà. Nell'interlocutore. No, eh, chiedevo a Paolo, appunto, eh, daci qualche chicca della gara relativa al parco assistenza, relativa al, alla logistica eh, delle verifiche. Delle, delle... Vabbè, guarda, abbiamo deciso così. Eh, ti ripeto all'incirca è una copia dell'anno scorso, noi iniziamo sabato mattina con le verifiche eh, che chiaramente daremo la precedenza a chi eh, farà lo shakedown non abbiamo fatto la parentesi prima dello shakedown, lo shakedown lo faremo sui due chilometri rotti della prova che abbiamo fatto l'anno scorso che è la Foresto che mm -hmm. era di 7 chilometri okay. e abbiamo deciso quest'anno di fare, di fare, lo, shakedown. Di fare lì lo shakedown, il primo pezzo che è molto valido, largo con varie curve, tornanti eccetera un testa... po' di tutto dove Esatto, si... Dove si, poter poter testare, la si può testare bene, bene la vettura. E va bene. E finite le verifiche nelle prime ore appunto del pomeriggio, e intorno alle 18.30 partirà la prima vettura per la prima prova speciale. Che cosa avverrà? Che Barallo, chiaramente, come abbiamo detto prima, ci ospita in toto. Eh, fatta la prova, fatta la prova eh, si ritorna a Varallo in eh, parco chiuso e il parco chiuso lo allestiamo in via Roma, nella parte appunto, centrale Central. che eh, 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 confina con la piazza principale eh, di Varallo dove appunto nel teatro civico come gli altri anni abbiamo la direzione gara perché si postra, ha dei bei locali, ha dei bei uffici, chiaramente non tocchiamo quello che è il teatro perché Ovviamente. non abbiamo bisogno di questo, lo spettacolo è fuori, sì, la performance. Un... E di fatto che davanti <ride> come le altre volte monteremo la pedana classica di partenza con tutti i vari aiuti pubblicitari eccetera eccetera. E rimarranno in parco chiuso tutta notte. Il mattino dopo partiamo. Appena si esce de, da via Roma, inizia come aveva detto prima Paolo. Urban il parco mh, assistenza, assistenza, che vabbè, si svolge nella parte centrale, centrale e semicentrale verso la stazione eccetera eccetera di Varallo. E poi si, si andrà subito sulla, sulla prima sto. prova speciale certo. che è. La, la classica come hai detto prima, Aro, la Colma, Cibiasco, sì. tutto quello che volete e così si farà il primo giro. Faremo un riordino dopo le tre prove in centro a Borgosesia per dare ancora un tocco di, oh, a Borgosesia perché purtroppo quest'anno non ci può oh, ospitare in buona parte perché devono fare appunto dei lavori in città, perciò creano, creiamo dei problemi. Allora faremo un riordino lì per recarci di nuovo a, a Varallo in Parco Assistenza. Il giro, il giro di nuovo, eh, arrivo finale. Parco chiuso, sempre in via Roma. Finale: quindi e logistica molto concorre, concentrata, molto concentrata, e quindi molto poco concentrata. Dispersiva sì, anche sì, per sì. i concorrenti sì, esatto, che vorranno partecipare. E difatti, sì. è una delle poche gare che ho organizzato io che ha poco trasferimento, cioè ha più prove di trasferimento, trasferimento. Perché non so se ti ricordi. Beh, come piacciono i piloti: eh, eh, esatto, stare in sì. giro con la macchina. Non, non so se ti ricordi, quella Rond che ha vinto. Paolo Urban con il povero Garosci, che era a Brescia, sì. che correvi anche tu, avevamo 400 km di trasferimento sì. per 40 km sì, di prova di, di Roma, sì, perché era lontano, c'era certo. da fare un giro non indifferente, facevamo un pezzo famoso di prova della, del Mille Miglia. Mille. Invece qui abbiamo, cioè abbiamo quasi un problema nel rispettare il chilometraggio minimo del trasferimento da regolamentazione perché devi superare i 200 km e noi se non faremo un giretto un po' più lungo in borgosese è facile andare sotto. Quindi concentrerete soprattutto lo spettacolo sulle prove speciali e Beh, pochissimo sì. sul trasferimento. Beh, certo, certo, certo. Eh, Paolo Urban, eh, abbiamo parlato dei tuoi trascorsi di navigatore, eh, vittorie negli RC. Per, per due edizioni nella classe Super 1600 Sì, diciamo, Raccontaci, dai, vogliamo conoscere. Sì, gli sì RC sono stati parecchi anni, dal, adesso l'anno non mi ricordo più, comunque dal 2007, penso in avanti. Eh, con Massimo Lombardi, il Super 1600 un, un anno l'abbiamo fatto con un Super 2000, ma è andata peggio, quindi non ce ne ricordiamo. <ride> e, però è stata una bella esperienza perché comunque eh, all'inizio l'IRC era formato da tante gare. Eh, valide perché erano comunque eh, gare molto difficili, come sono ancora tuttora. Certo. Purtroppo adesso si è un po' ridimensionato, Ridotto. però eh, le gare sono, sono molto belle: tutte. Il Casentino, una gara bellissima, insomma, sono anche Poche costi, ma buone, diciamo. Abbiamo avuto la fortuna, la bravura di portare a casa dei bei risultati. Nel 2009, insieme agli RC, abbiamo fatto anche l'anno dell'Italiano, che abbiamo vinto, quindi quando lì abbiamo fatto diciamo sia una che l'altra gara è stata molto impegnativa perché si finiva uno per iniziare l'altra e poi l'italiano è molto lunga anche da, da provare. E poi qualche, qualche assoluta l'abbiamo vinta eh, con altri piloti, l'anno scorso Varallo l'ho vinto insieme a Massimo con la fiesta della G-Car ed è stata quella. E è stata eravate forse... al debutto giusto con la fiesta r sì, giusto? Sì, sì, abbiamo provato, è andata bene, è ovvio che poi vince la gara di casa la gara di casa ah, come, cioè. come si diceva prima la, la, correre in casa ha un, ha un sapore del tutto particolare certo, certo, certo. certo che cosa promettiamo perché sai le promesse sono, sono un po' come dei debiti eh Alessandro e promettiamo di non incastrarci nell'inversione, <ride> quella, quella famosa di, ah, di Paolo ragno, Fortunati. <ride> <ride> promettiamo Avete quello. Sta prestabilito un radar? Già, già bisogna iniziare a prendere le misure <ride> con la vettura perché bisogna ricordarsi che se passa il muso, deve passare anche il posteriore eh, perché allarga sì. anche dietro. E di la curva dopo, dopo <ride> l'inversione no, 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 eh. non ho messo niente perché non ci sta niente, ci passa giusta la vettura. Anzi, vatela a studiare <ride> bene, perché <ride> e devi, devi metterla metterla sei dietro, anche favorito: di mettere dentro eh. bene il muso. Perché se sbagli, è, è facile che un po' di franchigia la ci <ride> ecco sia. Sì, lasciamola dov'è, perché non è anche bassa. Comunque, eh, eh, cerchiamo di lo scopo, appunto, è quello di far chilometri, poi sicuramente come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni e si cerca di preparare la gara al meglio per fare il miglior risultato, risultato possibile, possibile certo, certo. sicuramente andare a far bene fuori casa è una soddisfazione doppia nel senso che corri con meno pressione e vai a correre su strade non amiche con piloti sicuramente locali che non vanno piano quindi certo, certo, certo. l'obiettivo diciamo è quello di iniziare bene la stagione come abbiamo fatto l'anno scorso per poi proseguire magari passo passo e Arrivando bene alla gara di casa. Marco, adesso ti chiamo in causa perché giustamente lui ha parlato di risultati, di manifestazioni. Tu hai un foglietto sì, in mano, un foglietto, sì, un un foglietto, un foglietto cioè una sorta di ormai, pizzino, dai, sì, ormai, usiamo questo tema. Levi ha, dove memoria <ride> inizia a fare i brutti scherzi, allora mi sono segnato due risultati delle gare Benissimo, che, dai, che dai, sono, dai, sono stati questo fine di settimana. Diamo gli ascoltatori. Eh, C'è stata la, la gara degli Burna Terra. Che era valida per il rest res dei Terra e per il trofeo reali di Terra, dove ha visto la vittoria di Federico Della Casa con la C4. Al secondo posto, il figlio del compianto Bettega assieme a Canel Gutti con la 207, e al terzo dal Mazzini, terzo dal Mazzini con. Ehm, oh beh, sì, mi scappano, non ho scritto. Comunque con la 207, sempre, sì, sì. super, super 2000. Poi c'è stato il, il Benacus in provincia di Verona. Verona dove ha visto la vittoria di De Tisi con, con una Fiesta RRC, al secondo posto dal Ponte anche lui con la Fiesta RRC e al terzo Tacchella con la 207. Infine Provincia di Frosinone, Rally degli Artigli, ha visto Di Cosimo che era il debutto con un R5 della RP Motorsport, secondo Frattalemi con una Clio R3 e terzo Scriva con una, eh, con una 208 R5. Beh, sì. Abbiamo dato un po' di risultati, un po' di notizie, soprattutto per chi eh, corre lontano da casa, che giustamente eh, è una cosa che deve fare proprio una trasmissione certo, dedicata certo. al mondo dei Rally. E driver è proprio questa. Abbiamo ancora pochissimo, due minuti e mezzo circa. Come li sfruttiamo? A chi eh, andiamo a punzecchiare? Chi allora, possiamo punzecchiare Paolo, che sicuramente, Paolo <ride> Urban, che sicuramente <ride> sarà stato il logistico della della manifestazione, della gara, che avrà valutato tutte le tempistiche, tutti i chilometraggi. Dacci un, diciamo, un sunto dei chilometri, delle prove speciali e, e dei chilometri totali della gara. Così. Facciamo un quadro generale della. Sì. Eh, adesso totale di tutta la gara, non lo so. perché vi fai tu. Beh, sì, sì, ti beh, porto in giro. Ti fai... me te l'ho detto poco fa, che dobbiamo si... far quadrare di superare i 200 km perché dal regolamento prevede. Sopra i 200, 200 km, eh, si... deve essere beh, come Deve, di deve 200 km. Di 60, sì, esatto km. Quindi allora, sono tre prove da ripetere due volte, giusto? Più quella del sabato. Allora, quella del sabato, allora, del sabato sì. mi hai detto che è 5 km e 5 mezzo, km No, no, 500 per essere mentre... preciso: 500, ok 500. Poi la prima della, della domenica... 8 e 6. Che è là. Aro la parma, ehm, okay. okay. la seconda. La seconda è 8 km e 5 e 100 circa... Adesso, no, 8, 6 50. 50. e 50. La, la terza è 10 km e 700 Io 800 metri. Direi un buon... Eh, un buon piatto di chilometri dove bene ehm. non sono tantissimi chilometri ma diciamo come ti ho detto all'inizio eh, la prova la rozzo la caneto rozzo è una prova che sono 10 chilometri e sette dieci otto km come farne 22 23? Se che è una prova molto tecnica? Che è una prova tutta a guidare, velocità molto bassa. Non devi sbagliare assolutamente niente perché con un se ritmo di, si sbagli, di trento, se si sbagli la curva, te la porti ti porta, per tre o quattro te la curve. porti dietro per tre o quattro curve, capisci? Cioè perdi la, quel filo di potenza che, che ti serve. Certo. e Poi, dopo, la fine eh, cominci a sbagliarne una, Uno, ne due, sbagli tre. Poi, quindi... alla fine lo vedi, eh? cioè, esatto. salta fuori il secondo eh? assolutamente, perché eh. basta sbagliare una curva che si arriva in ritardo in anticipo per certo. portarsi l'errore dietro 3-4 curve dopo certo, quindi certo, va a incriminare certo. ovviamente certo, tutto il risultato. Certo. Benissimo. Noi, come spesso ci capita di ah, dire, dobbiamo sì, ricordare sì, che sì, grazie esatto. all'organizzazione, sì. anche per il rally di Varallo, ci sarà eh, il concorso. Scrivilo, cerca uno sponsor, scrivilo al Driver. Quindi scrivete a Driver una mail per, per cercare di convincere la produzione a puntare su di voi e ottenere il 40% della quota di iscrizione. Bene, allora noi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione, io chiaramente ringrazio i nostri ospiti eh, in bocca al lupo per il vostro lavoro, che chiaramente non si esaurisce solamente no, al... No, poi ci, ci rivediamo per il Valle Solane, esatto, per la 52° sì, edizione sì. del Valle Solane. Eh, quindi in bocca al lupo a tutti dall'organizzazione è spesso qua in trasmissione bene, bene, ma, <ride> ma mi sembra che tutti e tre sì, eh, sì, sì, sono... si sia è stato un gradito a, ritorno assolutamente certo. sì, grazie a voi grazie, grazie, voi. grazie, grazie. buona grazie. serata e buona notte buona, buona, ah, buona sera a tutti, grazie